Ciao a tutti e bentornati nella nostra rubrica Il barbiere che affila. Oggi abbiamo una grande occasione, un'occasione unica di stare insieme al nostro caro amico e professionista John Levischi, che è arrivato qua dal Brasile per stare insieme, per conoscere il mondo dell'affilatura dei rasoi e per spiegarci qual è il suo modo e la sua filosofia di tagliare i capelli. Allora, quale migliore occasione di mostrarvi ciò che io penso sia importante dire ad un barbiere o ad un uomo, a una persona in generale che conosce già il mondo della rasatura, ha fatto tante barbe, ma vuole comprendere in maniera più precisa come si affila un rasoio e quali sono le cose importanti da conoscere per iniziare bene ad immergersi in questo mondo. Perciò, nei prossimi passi io spiegherò a John che cos'è un rasoio, quali sono le parti del rasoio più importanti da valutare e da analizzare per poter poi scegliere come eseguire una buona rasatura, quali sono le migliori pietre con cui si può iniziare ad affilare un rasoio, quali sono i movimenti base. Perciò iniziamo e vediamo insieme tutto questo. Prima di iniziare a fare pratica di affilatura, vorrei che John raccontasse un attimo chi è, perché è venuto qua, in modo tale che se qualcuno di voi ancora non lo conosce, lo conoscerà in questo momento. Anzi, andate a cercarlo su Instagram, se non lo seguite ancora, le sue pagine, i suoi canali, per vedere tutto il suo mondo, la sua scuola, che adesso John ci racconterà. Olá pessoal, meu nome é John, eu sou de Porto Alegre, do Brasil, e eu sou apaixonado pela barbearia dentro do segmento clássico. Ciao a tutti, io mi chiamo John, io vengo da Porto Alegre, nel sud del Brasile, e sono appassionato del mondo della barberia classica. Já trabalho há uns 14 anos com cabelo e minha especialidade é sobre cortes clássicos de barbearia. Io lavoro come barbiere da 14 anni e la mia specialità è fare tagli classici. E com o André Cotone, a convite dele, estou aqui e estou tendo o privilégio de estar aprendendo sobre a profundidade que existe dentro de lâmina fixa. Sono molto felice dell'invito di Andrea Cottone di essere qua per poter immergermi in questo mondo, nel mondo dell'affilatura dei rasoi. Neste final de semana tivemos um evento que foi maravilhoso. Pretendo realmente estar mais vezes aqui na Itália. E com certeza, logo menos, Andrea Cotone estará também no Brasil. Abbiamo fatto un bellissimo evento questo weekend, un workshop in cui abbiamo mostrato barba e taglio di capelli classico. Sicuramente tornerò qua in Italia e sicuramente Andrea Cottone, spero, dice lui, che verrà presto in Brasile. E hoje vou descobrir um pouco mais sobre qual é a função das pedras. Como tratar cada lâmina, cada tipo de material, cada lâmina de cada país, com a ajuda do André Cotone, que realmente tem domínio por completo desse assunto. E oggi appunto inizieremo, continueremo a conoscere quali sono i vari tipi di rasoi, i vari tipi di acciai e come prepararli al meglio. Perciò grazie mille John, adesso cominciamo così anche il nostro pubblico potrà vedere e capire un po' meglio che cos'è questo mondo. Grazie. Allora John, quando iniziamo a parlare di rasoio a lama fissa, abbiamo un rasoio che ha delle caratteristiche e dei punti che sono fondamentali per fare una buona affilatura. Então, para fazer uma boa afiação da navalha, nós temos que saber quais são os pontos que tocam na pedra. Porque quando nós afiamos a navalha, são dois os pontos que tocam na pedra. Quando nós fazemos a afilatura de rasoio, são dois os pontos que tocam na pedra de rasoio, que são essa parte aqui, que se chama dorso, ok? E essa parte aqui, che si chiama bevel in inglese, bisello, ok?
Questi qui sono i due punti che toccano la navaia, che da navaia che toccano la pedra. Quindi, se noi facciamo, immaginiamo che questa qui è pedra, ok? Mm-hmm. Immagina che questa qui è la pietra. Questa qui è navaia, questo è il rasoio sulla pietra, mm-hmm. La navaia sopra a pedra, ok? A parte che tocca essa, mm-hmm. Essa qui. Quindi questo è il dorso. Essa qui è bevel. Ok? Ok. Então, aqui podemos ver, nós possiamo intendere bene, possiamo vedere che è un fatto di angolo. Trabalho che você faz aqui è un fatto di angolo. Mm-hmm. Ok? Esse ângulo aqui é ângulo de trabalho, quando nós fazemos a fiação da navalha. Uhum. Questo ângulo qua, l'angolo alfa, è l'angolo di lavoro che poi determina anche il tipo di lavoro che il rasoio va a fare sulla pelle. Uhum. Perché angolo differente consegue, con un angolo differente você consegue ottenere un fio differente. Mm-hmm. Dalla navaia, ok? Ok. Facendo uno zoom nessa parte qui, ok? Mm-hmm. Andiamo a vedere o che può acontecer qui. Tá. Quando a navaia non tá pronta para fazer a fiação, para fazer un barbear, quando il rasoio non è pronto per fare la barba, solitamente è perché a punta, so, essa qui è a parte finale, ok? Okay. Che noi chiamiamo bevel, mm-hmm. Ok? Se essa parte qui sta ben rotonda, così, sì. È esso che dà, che è esso perché non lavora, perché mm-hmm. Non è ben retta, non è un triangolo. Ok? Quando abbiamo la parte finale del bevel, la punta del bevel, che non è bella squadrata, bella triangolare, ecco che allora il rasoio non taglia. Mm-hmm. Ok? Un nostro obiettivo è, se questa qui è la situazione iniziale, se questa è la situazione iniziale, un nostro obiettivo è arrivare ad avere la parte finale così. Ben retta, mm-hmm. Ok? Esse aqui è il nostro obiettivo quando vamo a fare una buona fiação da navaia. Partenza qui, chegar aqui, mm-hmm. Ok? Então, como é que vamos tirar? Esse aqui è ben rotondine, assim. Mm-hmm. Quando noi cominciamo a trabalhar con un angolo qui, vamos tirar una parte da zero, mm-hmm. E con essa parte da zero che sta tirando, quando noi andiamo a lavorare sulla pietra, rimuoviamo questa parte di acciaio qui e questa parte e otteniamo così una punta. Ok? Questo okay? Qui più o meno è il lavoro che noi dobbiamo fare. Mm-hmm. Quindi questo è più o meno il lavoro che noi facciamo quando andiamo ad affilare un rasoio. Questo tipo di lavoro può essere diviso in due parti. La prima parte è création du bevel, quindi creare il bevel. Questa è la prima fase. La prima fase è creare il bevel. Mm-hmm. Então, chegar da qui por aqui, ok? Uhum. Quando nós temos um bom triângulo aqui, temos um bom bevel. Uhum. Então, a primeira fase está feita. Quindi, a primeira fase é fatta. Abbiamo creato um bom bevel. A segunda fase aqui é fare uma lucidatura
di questi due piani, desse planos aqui. Fazer que esses planos aqui sejam mais limpo, seja mais compatto, então essa ponta seja mais forte. Ok. Quindi la seconda fase è la fase di lucidatura dei due piani del bevel. Ok. Ok, quindi adesso andiamo a fare in pratica questo su due rasoi. Quindi dopo aver fatto una buona analisi del rasoio e aver capito che c'è bisogno di ricostruire il bevel un po' perché è stato stondato, in questo caso noi l'abbiamo stondato in maniera voluta per far sì che John possa fare un po' di lavoro partendo da una pietra sintetica 3000, noi adesso andiamo a mettere il nastro e poi iniziamo a fare i primi movimenti per far sì che la prima fase dell'affilatura, cioè creare il bevel, ci porti da questa situazione, quindi una punta che adesso è tonda, a una punta che sia ben triangolare, ben compatta. Quindi, come si vede qua, rimuovere quella parte di acciaio che in questo momento è in più e che rende tondo il filo. Se agora o John colocou bem a cinta, eu acho que sim. Se é messo bem o nastro, sem bolle, sem niente, podemos tirar essa parte que tem mais e começar com i movimenti sulla pietra. Ora, John. Allora, prima cosa è importante, primera cosa importante è colocare l'acqua qui, mettere l'acqua sulla pietra. La pietra tem che essere ben idratata, ok? Sempre. E molto importante è che la pietra sia ben plana. Non può essere una pietra che tem problema, quindi antes de cominciare, sempre, prima di cominciare sempre vedere che la pietra sia ben plana, quindi la pietra sia ben retta e sia un piano perfetto, ok? Agora, una vez che você colloca aqui a navaia, una volta che te metti il rasoio sulla pietra, l'idea è quella di fare un movimento aqui a ideia. Então, quando você coloca a navaia sobre a pedra, já tem a estrutura certa para o ângulo certo. Okay. Ok, quando tu appoggi o rasoio sopra la pietra, le proporzioni sono già buone, non hai bisogno di scegliere angoli o fare cose particolari. A única coisa que você tem que fazer bem é uma pressão costante e um movimento ben feito. E a água mostra se você está alzando uma parte aqui, e se você faz assim, por exemplo, uma parte da água vem, mas essa não, porque não está bem colocado. Quindi, sempre guardare l'acqua per vedere se i movimenti sono ben fatti. Precisa di un poco di pressione agora. C'è bisogno di un po' di pressione ora, perché tem che tirar un poco di asso. Então, esse aqui è un movimento per fare. Passa a você agora. No, quando você faz a rotazione non è assim, perché tem o pericolo de fazer bater la pedra. La pedra, então, sempre desse lado. Ok. Ok? La rotazione, bem. Ok. Ok.
mantieni sempre questo ben eretto assim, eh? Mm-hmm. Vai. Piano, vai, vai. Busca a maneira de fazer um movimento que seja um pouco mais assim, 45 okay. graus. 45. Sabe, um pouco... Uhum. Que não seja proprio assim reto. Okay. Uno e due. Tá. É muito importante... Ok. È molto importante essere certi del fatto che state lavorando bene lungo tutto il rasoio. È molto importante tenere certezza che sta toccando bene questa parte, questa parte, questa parte. Então, con queste dita qui, così tem che fare un gioco di pressione per tenere certezza che tutta la lamina sta lavorando bene. Uh-huh. Adesso ne abbiamo messo il rasoio su una pietra sintetica 8000 per fare un po' di pratica dei movimenti e per cercare di rimpostare il bevel che abbiamo un pochino stondato noi appositamente passandolo sopra il vetro per poter fare un po' di lavoro. È importante fare un lavoro simmetrico, eh? Perché, per esempio, guarda, vai. Questo movimento che você faz assim, che a punta desse lato trabalha bene. Quando você gira e volta para o outro lado, faz o A esse un poco assim. In maniera che a punta va, ok. Ok. Una volta fatte un certo numero di passate, una vez che você fez, per esempio, 100 e 100, 100 e 100, você pode fazer un stop e dizer, ok, quero ver outra vez se agora a punta tá un poco mais retta. Come? Facendo il test, facendo il test. Quindi dopo 100 passate puoi stoppare, pulire un attimo il rasoio e sentire sull'unghia, per esempio, se abbiamo creato una punta. Ok, dopo aver fatto un tot di passate, in questo caso sulla 8000 sintetica, andiamo a controllare se abbiamo di nuovo questa punta che si blocca sulla nostra unghia. A questo punto il primo punto, cioè la prima fase, creare il bevel, è terminato. Noi abbiamo di nuovo una bella punta. Adesso si tratta di quale pietre scegliere per andare a lucidare i due piani, i piani che abbiamo creato di questo nuovo triangolo. E adesso scegliamo insieme un'altra pietra e facciamo questa seconda fase, la fase di lucidatura. Adesso, una volta impostato il bevel sulla pietra sintetica, iniziamo a fare un po' di lavoro sulla pietra belga. Non precisa di molta pressione ora, eh? È solo passare la lamina sopra la pietra. Non c'è bisogno di pressione adesso, noi abbiamo già creato il bevel, impostato il bevel, perciò quello di cui c'è bisogno adesso è andare a lavorare i due piani con la pietra che abbiamo a disposizione. Avere una pietra belga
e finalizzare, per esempio, il lavoro su questa pietra già ci dà un risultato. Non è il miglior risultato del mondo, magari è un risultato unico, perché il lavoro che la pietra belga fa è un lavoro unico. Perciò, per chi comincia, per esempio, avere una pietra sintetica come quella di prima e una buona pietra belga, è già un'ottima base per fare una buona affilatura e cominciare a utilizzare il rasoio a lama fissa. John qui sta prendendo la mano, poco a poco sta comprendendo qualsiasi movimento certo. Questo è un mondo in cui c'è necessità di fare tanta pratica, tante prove, ma sempre dopo aver capito che cosa si fa e qual è l'obiettivo e il perché delle cose. La pietra belga è unica perché ha un tipo di abrasivo unico che ci dà un buon risultato e che ci permette di fare una buona barba dopo una bella scoramellata. Perciò quello che faremo adesso con John, dopo che abbiamo terminato le passate sulla pietra belga, sarà proprio quello di lavorare un po' sulla coramella e poi faremo la barba con questo rasoio. Ora, la ultima fase è il coro, ok? Il coro ci aiuta a allineare il filo della navaia, ok? Qual è il senso qui? Adesso, l'ultima parte è l'utilizzo della coramella. La coramella ci aiuta a allineare le creste del bevel e far sì che il filo sia più compatto, più uniforme e pronto all'utilizzo. Mm-hmm. Ma non a fila. Ok. Ok? Então, qual è un movimento certo? Io adesso ho messo il nastro sopra il filo per far fare pratica a John. Ma ovviamente questo movimento va fatto senza il nastro, ok? È sempre nessa direzione qui, non è essa. È esso. Atenção do coro, é algo que você pode escolher, pode fazer assim, pode fazer com um pouco mais de tensão, pode escolher, se pode escolher a tensão, se pode fazer com um pouco menos tensão, se pode fazer com a coramela um pouco mais tesa, depende muito do tipo de trabalho que eu quero fazer. Dipende molto dal tipo di lavoro che io desidero fare, ok? Qual è la differenza di un'altra? Quanto mais você tem leve, quanto mais o coro va a arrotondare un po' a punta qui. Entendi. Ok? Quanto più è leggero qui la coramella, quanto più il cuoio tende a arrotondare un pochino il filo. E se va a rotondare troppo, bastante, va a tirare il lavoro fatto nella pelle. Então, sì. Tem que cuidar, fazer muita attenzione. Cioè, se va a stondare troppo, se fa questo, va a rimuovere la punta che abbiamo fatto. Quindi sì, va bene, può avvolgere un pochino il filo, ma non troppo. Entendi. Ok? Perciò, adesso fai tu. Chega aqui. O importante é que você não faça isso. Ok? Tem que ter a lâmina bem sobre o couro, sem mudar o ângulo aqui. Sim. Ok? Esse aqui será um vídeo perfeito para os brasileiros, né? E também não levantar, porque não trabalha. Sim. Ok, vai. Isso sempre reto.
Queste sono le basi per iniziare a fare pratica nella preparazione di un rasoio. Queste sono le basi per cominciare a fare pratica in un mondo da fiasson della valle della mia fissa. C'è molte cose mais che tem per aggiungere, per parlare, ma cada cosa tem un tempo certo. Então, o início è isso. E passo a passo, avanzando, subindo, subindo, un patamar maior. Bene, siamo arrivati al termine anche di questo video. Io sono sicuro che avete imparato qualcosa di nuovo anche oggi. È stato molto bello poter condividere con John le basi del mondo dell'affilatura. Perciò, ripeto, per chi ancora non ci segue, per chi ancora non ha visto i nostri canali social, andateci a cercare su Instagram, mettete qua un click per iscrivervi al canale YouTube, perché questo è un mondo molto grande, siamo molti professionisti che ci divertiamo e lavoriamo in maniera costante per portare avanti questo mondo. E se vi piace questo mondo, allora è il momento di andarci a cercare per vedere e non perdervi niente di tutto quello che facciamo. Io ringrazio ancora John, grazie mille. Grazie Andrea. Oggi foi un dia maravilhoso, oggi foi un dia molto bom perché aprendi un po' mais sobre a profundidade di lâmina fixa con Andrea Cotone, che è mestre, e espero realmente poder contribuir lá no Brasil com os ensinamentos que foi me passado aqui hoje. Seguramente. Alla prossima. Grazie.